Sì, salve a tutti. Ma guarda, io sono molto, come dire, molto contento che le relazioni di quest'oggi in qualche modo interagiscano tutte con la mia. Lo farà, lo ha fatto quella di Fabio sull'unitarietà del marxismo, sul rapporto Marx-Hegel, lo ha fatto quella di Alberto sulla questione del lavoro, sul rapporto con il lavoro, e lo ha fatto soprattutto in ultimo Vittorio Dini con il riferimento al dibattito che c'era tana pubblica su il contemporaneo tra lui e Colletti, perché è uno dei due testi che userò, diciamo, come cartina di tornasole per vedere qual è il rapporto tra Gerda Tana e il marxismo, aggiungerei a lui contemporaneo, ovviamente. Allora, molte delle relazioni hanno sottolineato il titolo di questo convegno, ovvero Valentino Gerda Tana, filosofo democratico, e inizierò anche io da questo. Valentino Gerda Tana è stato in effetti un filosofo democratico e al tempo stesso è stato un intellettuale marxista. Se al senso comune contemporaneo queste due attribuzioni possono sembrare incompatibili, la vita intellettuale di Gerda Tana dimostra invece la possibilità, e direi quasi l'imprescindibilità, della loro coesistenza. Bisogna però partire da una considerazione più specifica. L'essere stato democratico e marxista al tempo stesso è stata per Gerda Tana una vera contingenza, nel senso preciso del termine, di legato a una particolare situazione storica. La situazione che si è trovato a vivere dal dopoguerra fino alla sua scomparsa, appunto 10 anni fa, è stata quella caratterizzata dalla sua appartenenza militante, ma anche e soprattutto culturale, a quel partito comunista che è stato il più originale nell'Occidente novecentesco. È stata in fin dei conti una fortuna che a molti di noi purtroppo non è toccata. Essere democratico e marxista nell'Italia del secondo dopoguerra significava sostanzialmente due cose. La prima, avere come orizzonte politico e culturale una parte, la propria parte, quella che sta dalla parte degli oppressi, quella del partito, appunto, e quella di una cultura politica strutturata frutto di lotte materiali e anche intellettuali. La seconda cosa che significava voleva dire essere immerso in una contesa politica e intellettuale, tanto dentro al proprio campo, quello marxista, quanto nella società più generale. Entrambi questi ambiti, quello appunto della propria parte e quello della società in generale, erano ambiti per quanto imperfettamente democratici. Non tanto secondo un concetto di democrazia procedurale, ma nel senso di una democrazia, potremmo dirci tanto Gramsci, una democrazia egemonica. La partita democratica, senza dimenticare il suo supplemento sempre comunque presente della coercizione, non era in quel caso solo una scelta, la partita democratica. Era in quella contingenza soprattutto l'arma più potente per combattere le lotte della propria. Ecco, fatto questa premessa sul filosofo democratico e marxista per una ragione legata in modo stringente al tema che mi è stato assegnato, ovvero quello del rapporto tra Gerda Tana e il marxismo a lui contemporaneo. Se infatti ci chiediamo quale sia il marxismo contemporaneo all'esperienza politica e intellettuale di Gerda Tana, ci accorgiamo che proprio nel periodo che va pressappoco dalla metà degli anni 50 fino alla fine degli anni 70, il marxismo vive forse la sua più grande stagione di proliferazione teorica. Abbiamo sentito tutto quello che si raccoglie dietro al nome di Della Volpismo, abbiamo sentito Colletti, possiamo pensare a una declinazione politica come l'operaismo, in parte di alcuni principi di questa storia, pensiamo allo strutturalismo e al post-strutturalismo e alla, come dire, rivoluzione che hanno portato negli studi marxisti, pensiamo qui con Althusser. Pensiamo al francofortismo, pensiamo a Marcuse, Adorno. L'unica stagione paragonabile a questa, non a caso frutto di un evento come la rivoluzione d'ottobre, quella tra gli anni 20 e gli anni 30, dove troviamo appunto Gramsci, Luca, Cinque, Corsi e tanti altri. Gerda Tana vive quindi in una contingenza che lo costringe, da quadro intellettuale del Partito Comunista, a
a fare conti demograficamente con la proliferazione dei marxismi dentro una doppia stile egemonica, quella all'interno del proprio campo e quella nella società in generale. Ecco, facendo lo spoglio dei contributi di Gerardin sul tema del marxismo a lui contemporaneo, devo dire che ho trovato una serie di definizioni. C'è una recensione bellissima di Luigi Mona sulla filosofia della scienza, c'è l'analisi addirittura delle, cito, scuole fondamentali della filosofia marxista polacca, dalla critica alla concezione del materialismo di Campanaro alla discussione sull'insufficienza della critica di Althusser allo stalinismo, questo anche a come dire, testimonianza del ruolo anche internazionale degli studi di Valentino Gerardin, le critiche che lui portava ad Althusser per la sua, per la debolezza della sua argomentazione contro lo stalinismo. È uscito prima un articolo nella Lex Review, lo stesso articolo è uscito anche in una rivista francese, quindi dà anche un ambito internazionale alla sua produzione scientifica. Comunque, dato il tempo limitato del mio intervento, ho scelto due esempi del rapporto di Gerardin con questo nuovo marxismo. Il primo è appunto, come ha detto Vittorio Vini, quel dialogo con Lucio Colletti che è del 58-59. Il secondo invece è un lungo articolo del 71 sul saggio di Althusser, quello famoso sugli apparati ideologici di Stato. Allora, il dialogo con Colletti del 58-59 verte sulla famosa introduzione che quest'ultimo, Colletti, scrive con gli filosofici di Lenin ed esce in due numeri il dibattito della rivista Il Contemporaneo. Nel primo numero c'è una lettera di Gerardin a Colletti e a seguito la risposta di Colletti e Gerardin, nel secondo numero c'è una controrisposta di Gerardin. Allora, la prima lettera inizia con 20 righe abbondanti di convenevoli da parte di Gerardin. Si nota la, cito, parte valida della tua analisi, si auspica una, cito ancora, discussione amichevole, si chiarisce che il dissenso su alcuni punti non significa rifiuto integrale delle tesi dell'avversario. Ecco, può sembrare un atteggiamento di maniera, ma vi invito a rileggere queste discussioni per capire come anche il più feroce dei dissidi si consumasse, almeno ancora a quell'altezza, dentro un campo di appartenenza che era comunque sentito come comune. Siamo davanti veramente a un combattimento con il fioretto, tanto delicato nelle sue premesse quanto tagliente nell'argomentazione. Ecco, dicevamo che dopo queste righe di convenevoli, Gerardin esplicita subito le tesi sulle quali in dissenso. Cito la testa di Gerardin. Vi è una tesi centrale nel tuo saggio, secondo la quale il marxismo avrebbe subito, a cominciare da Engels, un progressivo processo di involuzione. E ad Engels, secondo te, andrebbe attribuita la responsabilità della restaurazione della dialettica hegeliana. A questa sovrapposizione, quella del pensiero di Engels a quello di Marx, con la confusione che ne deriverebbe tra il metodo di Marx e la dialettica di Hegel, non sarebbe sfuggito neanche Lenin. Ecco, la diatriba è abbastanza nota e questo scambio Gerardin-Colletti ne è solo un momento particolare. Infatti, da Albano della Volpe in poi, e Colletti appunto ne era un allievo, è presente nel marxismo italiano una corrente che potremmo dire antidialettica, che è sempre stata combattuta in qualche modo dal PC. In prima battuta si è dato un profilo appunto filosofico, abbiamo detto appunto della Volpe e Colletti, poi con una declinazione politica più marcata per quanto riguarda la storia politica dell'operaismo. L'appropriazione dei classici, Marx, Engels, Lenin, faceva parte di questa lotta intellettuale. I Colletti, producendo i governi filosofici, aveva rimarcato i limiti del testo rispetto a una sua presunta rivalutazione dell'egoismo. Ritracciando nelle origini più indietro, addirittura il tradimento di Engels nei confronti di Marx, e salvando quindi solamente quest'ultimo, Marx, come vero iniziatore di una nuova scienza autonoma e opposta al retaggio hegeliano. Gerardin ha una posizione diversa, ovviamente, non certo neo-hegeliana, ma sensibile alla storicità delle acquisizioni filosofiche. La contesa procede con Gerardin che analizza precisi riferimenti testuali a Marx e Engels, argomentando come il materialismo storico marxiano si costruisca man mano, storicamente appunto, in un corpo a corpo con Engels, ma partendo già di per sé, non partendo già di per sé da un rifiuto a priori della dialettica. La posizione di Colletti viene criticata nei suoi eccessi testuali e nelle sue finalità politiche, riconoscendone però l'interesse per quanto riguarda l'aspetto mistificante della dialettica hegeliana, che anche
Gerardale conosce, esiste ovviamente di Marx. Gerardale prende come esempio la citazione dei fabbroletti dei manoscritti del Quarto Apostolo, dove Marx, parlando della fenomenologia di Hegel, scrive che, cito, malgrado la sua sembianza al fatto negativa e critica, questo è il Marx dei manoscritti del 44, malgrado la sua sembianza al fatto negativa e critica, malgrado la critica ivi realmente contenuta e spesso largamente anticipatrice dello sfuggimento ulteriore, è latente come germe, come potenza e come segreto di positivismo acritico e l'idealismo parimenti privo di critica delle opere posteriori di Hegel. Ecco, in questo passo è contenuto certamente una critica alla dialettica hegeliana e Colletti ovviamente la cita apposta. Ma dalla citazione di Colletti viene espunto il riferimento a quella, cito ancora il pezzo suo, critica ivi realmente contenuta e spesso largamente anticipatrice dello sfuggimento ulteriore. Giardano sottolinea quindi, subito dopo, un altro passo marxiano, contenuto nella stessa pagina dei manoscritti, che chiarisce questo carattere anticipatorio della dialettica hegeliana, quindi una sua fruibilità. Cito, la fenomenologia è quindi la critica nascosta, ancora non chiara a se stessa e mistificatrice, ma in quanto tiene ferma l'alienazione umana, si trovano in essa nascosta tutti gli elementi della critica e spesso preparati e elaborati in una guisa che sorpassa di molto il punto di vista hegeliano. Ecco, potrei continuare a citare le puntuali precisazioni filosofiche che Gerardano contesta al testo di Colletti, ma a questo punto è forse più interessante notare come, a una lettura attenta di questa diatriba, la posta in gioco che i due si contendono sembra andare oltre il problema della dialettica e dell'hegelismo. Scrive infatti Gerardano: il problema non è soltanto quello della logica interna allo sviluppo del pensiero di Lenin, ma diventa quello più generale dello sviluppo stesso del marxismo. Esso si allarga, tu scrivi, fino a prospettare due diverse vocazioni che si affrontano ancora oggi nel cuore stesso del marxismo. Così Gerardano imputa a Colletti il tentativo di spaccare quello che abbiamo chiamato il campo della propria parte, cioè di rintracciare nella storia del marxismo due correnti distinte, autonome e avverse, entrambe le indici in modi diversi da Marx, ma con due storie comunque intellettualmente indipendenti. La prima, quella ufficiale, e della quale secondo Colletti Gerardano fa parte, caratterizzata dallo storicismo, dall'umanismo e in fin dei conti da un vero idealismo. La seconda, quella della quale Colletti invece si sente portavoce, scientifica, antiumanista e la sola veramente materialista. La disputa diventa quindi una contesa tra il tentativo da una parte di legittimare storicamente un marxismo non ortodosso da parte di Colletti, dall'altra di mantenere all'interno di una cornice unitaria gli sviluppi anche eterogenei della teoria marxista. Si tratta in definitiva di una contesa egemonica, di un discorso democratico sulla legittimità delle proprie rispettive posizioni davanti alla propria parte. Ecco, il secondo esempio che prenderò in considerazione è invece un articolo dal titolo Base e sovrastruttura nel capitalismo di transizione, apparso su Critica Marxista del 71. Si tratta in realtà della prima replica italiana alle tesi di cui lui a Tussé aveva sostenuto l'anno prima il celebre saggio su ideologia e apparati ideologici di Stato. La sfida lanciata al marxismo classico dal testo di Althusser, come dalla sua precedente produzione, pensiamo a Via del Capitale, per esempio, è di pari portata, se non superiore, a quella del marxismo antidialettico di Colletti. È qui in gioco l'interpretazione del metodo marxiano, più precisamente il livello di astrazione dei concetti di Marx e la loro possibile applicazione a campi storici differenti. Questa questione si porta poi necessariamente dietro il problema della possibilità o meno di concepire il marxismo